Noi dobbiamo viaggiare, conoscere gente nuova. Non possiamo morire qua. Andiamo a Parigi. Riccardo Scamarcio racconta una grande storia d'amore e un sogno di libertà e giustizia nel film di Rocco Ricciardulli L'ultimo paradiso, di cui è protagonista con Gaia Bermani Amaral. L'attore interpreta un contadino coraggioso delle campagne pugliesi degli anni 50 che si batte per i lavoratori e si innamora della figlia di un violento proprietario terriero che sfrutta i braccianti. C'è uno slancio alla libertà, alla vita, all'emancipazione. Al centro della storia che raccontiamo c'è una storia d'amore. Domani mattina gliela porta tuo padre. Il film, che contiene un colpo di scena da non svelare, è uno dei titoli prodotti dal gruppo Mediaset con il gigante dello streaming Netflix e debutta su questa piattaforma dal 5 febbraio. Gaia Bermani Amaral interpreta con passione la ragazza amata dal protagonista che si ribella alle violenze. Lei si ribella alla violenza del padre, padrone, del fratello, della comunità, quindi lotta ed è un bel messaggio per le donne di oggi, perché purtroppo la violenza sulle donne è un tema super attuale. E quindi è un bel messaggio di coraggio e di speranza per tutte noi. Riccardo Scamarcio torna alle sue radici, è nato in Puglia dove si svolge L'ultimo paradiso, di cui è anche produttore, e il regista Rocco Ricciardulli si ispira ad una storia vera e si ricollega alla tradizione del grande cinema italiano sociale. Rosi, Petri, Rossellini, certamente sono dei riferimenti assoluti e chiaramente noi non li vogliamo disturbare, però... diciamo che è il cinema che mi piace di più. A me non mi ha mai piegato nessuno.